Buonasera a tutti, ben ritrovati a questa agenda che è ancora per una volta in edizione limitata. Perché? Perché cominciano le vacanze, tra l'altro, e poi perché si spera che non ci siano più limiti. Dubito, però i limiti, almeno quelli grossi, quelli stretti, quelli rigorosi, magari ce li siamo lasciati alle spalle. Speriamo bene in autunno. Cominciamo subito, come al solito, con la scaletta che prevede l'editoriale di Anastasia Brusini. Vai! Buonasera, oggi cambiamo un po' target perché fino ad ora abbiamo parlato di come i giovani hanno visto le cose durante il coronavirus, ma siccome non esiste una prospettiva senza almeno due punti di vista, oggi parliamo di come i giovani hanno visto gli adulti durante questa pandemia, ma soprattutto di come gli adulti hanno vissuto questa pandemia. Tanti, come sappiamo, gli adulti che sono rimasti a casa purtroppo dal lavoro e questa è una tragedia che ha colpito veramente tantissime famiglie italiane. Però tante altre le famiglie che invece hanno continuato a lavorare grazie al famoso smart working e quindi tanti gli adulti che hanno magari preso ripetizioni sostanzialmente dai propri figli su come si accende un computer o come si manda una mail, come si scarica un allegato e effettivamente sotto lo sguardo magari un po' divertito da parte nostra perché per noi sono azioni ormai così normali, così quotidiane, ma d'altronde tutto ci aspettavamo tranne che una pandemia. Tuttavia gli adulti sono stati veramente di grande supporto perché magari hanno ascoltato il proprio figlio o la propria figlia ripetere per gli esami di maturità o addirittura hanno ascoltato il proprio figlio laurearsi su Google Meet o su Zoom in salotto per poi festeggiare tutti quanti insieme in giardino. A noi giovani sostanzialmente è sembrato che ci stessero rubando il tempo. Per molti adulti invece è mancato una sicurezza, sostegno economico magari, oppure anche tutto quell'insieme di abitudini che ormai sono di una vita. Ed è stato come tornare indietro con il tempo effettivamente, per cui genitori che si sono fatti da maestri recuperando conoscenze ormai sepolte sotto la polvere, oppure i più accaniti di takeaway o ristoranti che si sono dovuti adattare e ritornare a cucinare per la propria famiglia, hanno dovuto riscoprire questa passione tipicamente italiana. E dopo questo è quello che auguro sostanzialmente agli spettatori di Udinese TV, ai quali anche questa sera colgo l'occasione per augurare un buon proseguimento di serata. Il coronavirus è stato un periodo veramente brutto, veramente triste e scuro della nostra vita, però auguriamoci tutti che comunque quelle poche lezioni, anzi in realtà neanche tanto poche, quelle tante lezioni che ci ha insegnato possano comunque rimanere vivide nella nostra memoria e speriamo ci possano servire per il nostro futuro. Beh, un punto di vista abbastanza interessante, quello di Anastasia, a cui però voglio ricordare che i computer, anche quelli che hanno una certa età, li sanno accendere, almeno quello. A questo punto dovremmo avere in collegamento un classico, il dottor Mario Canciani, che vedo in lontananza, sorridente come al solito. Sa cosa, dottore? Il fatto che lei dica cose importanti col sorriso sulle labbra, quindi è una captatio benevolentiae, voglio dire. Anche la scorsa settimana ha detto: ma i bambini fanno morire i nonni, ma stava ridendo, quindi nessuno ha capito bene di cosa si trattasse. Buonasera intanto e grazie di essere di nuovo collegato con noi. Come Poi. va intanto? Come procede la fase 3? La fase 3, diciamo, procede con dei mini focolai come avevamo previsto ancora qualche mese fa, un mese fa, forse anche più. Però finora sono stati ben circoscritti. Aveva. Sono in aumento. Prego, prego. Prego. Sono in aumento i casi nei giovani perché per gli assembramenti, no? Non rispettano poco le regole. Il problema non è tanto per loro che non si ammalano o si ammalano molto poco, ma per i genitori o i nonni che vivono con loro, diciamo, e Ho quindi capito. E quelli che. Dottore. E quelli che fanno le manifestazioni non vengono mai colpiti da. Non si sa niente di questi qua. non si sa perché non vengono tracciati, quasi sempre sono contrari a questi metodi, sia di medicina sia di prevenzione, per cui credo che non si sappia. È un problema questo del cosiddetto sommerso, perché sono questi che non riusciremo a rintracciare. Oggi si mette molto più tempo e quindi quando ci sono dei casi gravi, ma non all'inizio di un focolaio. Ma noi pensiamo positivo e andiamo al mare, facciamo i bagni, hanno aperto le piscine. Cosa succede? Tutto bene? Non ci sono problemi?
Allora, se uno rispetta la distanza di sicurezza, quindi almeno un metro, non ci sono problemi, perché sia il sale, ma soprattutto il cloro, hanno una grossa funzione virucida, cioè ammazzano il corona. E quindi diciamo lì siamo a posto. Il problema è chi va al mare o in piscina per abbronzarsi, per fare la chiacchierata, che è giusto anche farla, ma non rispetta le regole, quindi non si mette la mascherina quando sta vicino o quando va a prendere da mangiare o gelato, eccetera, o chiacchiera a distanza troppo vicina con altre persone. Quelli sono a rischio, ma non chi va in acqua, chi nuota, e chi diciamo sta a una certa distanza, ecco, che è obbligatoria, perché da quando andiamo a nuotare non è che siamo attaccati uno all'altro, no? Senti, invece noi siamo positivi e pensiamo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. Come siamo messi da questo punto di vista? Che conseguenze ci sono? Ci sono conseguenze sicuramente mediche da un certo punto di vista, ma anche psicologiche, ne abbiamo parlato qui tra l'altro. Invece quello che sta venendo fuori, e non avrei mai pensato, non ho mai visto in tanti anni, oltre 40 anni di professione, tante tossi nervose come in questo periodo, cioè bambini, adolescenti che cominciano a tossire, ma vanno avanti per giorni o anche settimane a tossire, spesso vengono interpretati come asmatici, e invece facendo i vari test, spirometrie, valutazione dei gas bronchiali, ossido nitrico, prove allergiche e soprattutto la visita, non hanno niente. Quindi diciamo è un aspetto psicosomatico della tensione che hanno accumulato in questi 3 mesi di lockdown e anche post-lockdown. Ecco. Questo non sarei aspettato che fossero così sensibili, anche adulti, però soprattutto bambini e adolescenti. È uno studio, mi pare, adesso non mi ricordo se era coreano, ha evidenziato che questi sintomi dei bambini e degli adolescenti sono rapportati ai sintomi dei genitori, cioè la famiglia che presenta diversi motivi di ansia, eccetera, anche il bambino, adulti, anche il bambino, si riflette anche sul bambino, come naturale. C'è nessuna scoperta di questo, però diciamo non avrei mai pensato di vederne tanti in questo periodo. E quindi anche l'assenza di socializzazione, le scuole chiuse, gli asili chiusi, provocherà tanto lavoro per gli psicologi? Alla scuola, al di là dell'aspetto culturale, che è diciamo, importantissimo, ma questo grande aspetto sociale anche, di trovare le amicizie, di parlare, di scambiare pareri, eccetera, di scegliere i propri amici, è molto molto importante. La scuola in questa pandemia si è dimostrata proprio uno degli aspetti principali su cui bisognerà investire il più possibile. E bisognerà vedere di fare riflessioni scientifiche anche su questo. Senti, la volta scorsa ho parlato di un medicinale, il desametasone mi pare che fosse. Questa volta ne ho trovato un altro, che si chiama Remdesivir, e dicono che abbia una qualche utilità nella... Sì, quello non è un cortisonico, quello è un antivirale, e ci sono degli studi, mi pare, no, gran parte americani questi, che hanno evidenziato che diciamo, chi lo assume ha un decorso, degli ammalati parliamo, un decorso più lieve e ha meno rischio di andare in essere intubato. Sì. Quindi diciamo è un antivirale che veniva già usato per altri virus, si è provato ad usarlo e in un certo numero di pazienti, circa il 30%, ha dato buoni risultati. Lei ha parlato di cortisonici. E il cortisone come agisce sul corona? Modulando la nostra risposta immunitaria. Il grosso dei danni non viene fatto dal corona. Lui lo innesta, è una specie di fiamma pilota. Il resto del danno ce lo facciamo da soli. Cioè per difenderci rilasciamo tantissime sostanze infiammatorie che provocano un danno al polmone e agli altri organi. Il cortisone cosa fa? Modulerebbe. A modulare le difese. Esatto, modula queste difese, le riduce anche, soprattutto le riduce, ma anche le modula, e quindi diciamo
tra virgolette ci difendiamo di meno, a un certo punto, quando ormai la battaglia è vinta, ma ci facciamo male da soli. Ho capito. Senti una cosa, lei è stranoto ormai in ogni dove, sta preparando una ricerca sul respiro, mi pare. Di cosa si tratta esattamente e cosa possiamo fare per lei questa volta? Allora, questa ricerca è partita un anno fa dalla una collaborazione che avevo instaurato già da tempo con Eurotech di Amaro. Praticamente si basa sull'intelligenza artificiale, cioè il mio progetto era quello di riconoscere le polmoniti al di là del corona, prima del corona. Poi ci siamo buttati, visto che c'è questa emergenza, sullo studio del corona. Praticamente abbiamo istruito più loro che io, per dire la verità, a livello elettronico. Non si butti giù. Dei sensori a riconoscere i gas che abbiamo in bocca. Quindi il paziente, mi pare che sia anche un'immagine che vi ho mandato. Sì, il dovrebbe esserci. Respira in questo strumento, bastano 10-20 secondi di respiro, quindi non deve tirare dentro, ma solo esalare. E attraverso dei sensori che sono in questa macchina e che li trasmette a grandi reti, a cosiddette le cloud, sì, grandi reti, diciamo, si capisce se io che sono malato ho qualcosa diverso da lei che magari sta molto bene. Dice. Ecco, allora questo abbiamo già raccolto 30 pazienti, forse anche un po' più di 30, e facciamo questo semplice respiro del tutto gratuito, senza nessun rischio, perché solo si butta fuori l'aria. Inoltre abbiamo messo anche un filtro antibatterico e antivirale per chi inavvertitamente respirasse, cioè inalasse. Chi vuole partecipare, però bisogna che abbia fatto il tampone. Possiamo fare anche il dosaggio degli anticorpi, perché abbiamo anche il test per gli anticorpi. Basta che mandi una mail a info@associazionealpi.com, che è l'associazione degli asmatici e dei malati. Poi magari la facciamo scrivere, sì, sotto, così sì, siamo a posto. Ecco, bene, allora sì, per aiutare il dottor Canciani basta respirare, andare lì e respirare, che è una cosa abbastanza scontata. Tutto made in Friuli, non c'è niente di cinese, di americano, di altre cose, tutte cose fatte da noi. No, mi fa molto piacere che ci sia Eurotech di mezzo, perché Eurotech intanto è una cosa che sta in montagna, e poi Siagri, Roberto Siagri è anche un buon amico, è un buon imprenditore, oltre che un futurologo. Senta, passiamo subito al tutorial, al famoso tutorial Canciani, l'ultimo tutorial della stagione. Allora, vediamo cos'è. Perfetto. Allora, contrariamente a quello che si pensa, in Italia ci sono circa 8 morti alla settimana di asma. Quindi 400 all'anno, questi sono dati Istat di 2 anni fa, perché arrivano sempre con 2 anni di ritardo. Quindi il problema è riconoscere l'asmatico che sta male, che spesso sottovaluta il problema. Sono quelli che girano con la bomboletta in tasca, che ogni tanto si fanno il cosiddetto ventolin, eccetera. Quando fanno un attacco più grave non rispondono. Allora, quali sono i sintomi per riconoscere l'attacco grave? Prima di tutto, la difficoltà a fare anche piccoli sforzi, non so, 2-3 scalini, il respiro veloce e il rientramento, vediamo se si vede quando si respira. Sì, si vede. Qua dentro. Si vede. Così. Poi anche sul torace, ma adesso non sto a spogliarmi. No, ecco. La colorazione scura delle unghie e delle labbra, e soprattutto questo che vi dico io, la frase interrotta. Questo è molto importante. Io faccio dire questa frase: oggi è una bella giornata. L'asmatico che sta male e che rischia la dice così: oggi è una bella giornata. Questa frase interrotta, che sembra una banalità, vuol dire prendere subito, andare in pronto soccorso o chiamare il 118, perché vuol dire che siamo al limite. Naturalmente, se uno ha già fatto la terapia, se uno non l'ha fatta, fa la terapia, però sappiamo che da lì la situazione può evolvere in modo drammatico. Quindi chi non riesce a dire una frase di 3-4 parole lunga, oggi è una bella giornata, è a rischio, perché vuol dire che non ha più fiato, non ha più, il bronco non riesce più a buttare fuori aria, e quindi emergenza,
red flag, molto, come dicono gli red flag, bandiera rossa, rossa, bandiera rossa, la Cina, mi raccomando, con queste bandiere rosse. Vediamo un attimo. Senta, i numeri attualmente del corona in Italia li abbiamo, sì o no? Oh, finalmente abbiamo, sono state esaminate 30.000 cartelle cliniche e ci hanno fornito i dati, naturalmente non ancora completi, perché quelli forse è giusto che li abbiano gli specialisti, ma quello, diciamo, confermato quello che sapevamo già, però su 30.000 persone, 30.000 ammalati, sono grossi i numeri. Primo, che i maschi si ammalano il 60% in più delle femmine. Secondo, cosa si può fare? Cosa si può fare, dottore? Cambiare sesso. Secondo, i maschi, l'età media dei maschi è di 80 anni, quella delle femmine di 90 anni. Terzo, di solito qua si ammalano, anche questo sapevamo, chi ha più patologie. Le più frequenti patologie sono l'ipertensione, ma quelli ce l'ha una persona su due, quindi non so neanche se considerarla una malattia o una variante del normale. Ma soprattutto i diabetici. I diabetici hanno delle forme più gravi, delle forme che rischiano di evolvere male, che vanno più frequentemente in rianimazione. Altri dati, i dati che sappiamo già sui giovani, diciamo, sono appena l'1% dei tutti gli ammalati, e fascia più a rischio sono i bambini piccoli, quelli piccoli nel primo anno di vita. Ecco, questi bisogna fare particolare attenzione, anche perché i sintomi non sono così eclatanti. Quarto, che avevamo già visto l'altra volta, l'assenza di febbre. Allora, la febbre è considerato il parametro se hai il corona o no. C'è un certo numero di pazienti, varia a seconda delle casistiche, intorno al 10%, che non ha febbre. Non sono solo gli asintomatici, sono soprattutto asintomatici, ma anche certi ammalati che finiscono male, perché vuol dire che hanno minore risposta immunitaria. La poca febbre è un segnale di poche difese, quindi diciamo non solo di quadro asintomatico, ma porre particolare attenzione sugli altri sintomi, che sono appunto oltre la difficoltà di respiro e la colorazione, come detto prima, scura di unghie e labbra, cioè il calo dell'ossigenazione. Se poi uno ha un saturimetro, il calo dell'ossigenazione sotto il 91%. Va bene, andiamo quasi a chiudere. I casi che attualmente si registrano sono l'indicatore di una nuova ondata, perché poi ci aspettiamo sta cosa, no? Anche perché, da quel che si legge, questo coronavirus, altro che febbraio, altro che gennaio, altro che dicembre, pare sia partito molto tempo, quindi le ondate per noi può essere la seconda, ma in effetti sarà la quinta, la sesta. Prego. Queste, per fortuna, non abbiamo ancora un'ondata. questi casi che vediamo, soprattutto nei giovani, in questo periodo, perché abbiamo visto, perché si assembrano, non rispettano le regole, stanno più assieme, forse hanno anche bisogno, è vero, ma purtroppo bisogna. E quindi sono dei casi isolati che non fanno parte della cosiddetta seconda ondata o terza. Quarta, diciamo. Ricordo che ieri è stato il giorno nel mondo in cui ci sono stati il massimo dei casi di coronavirus. Perché c'è il Sud America che si è svegliato, no? Mi pare. Ieri è stato raggiunto il record, quindi diciamo, anche se da noi, devo dire, sempre qualcosa di buono, no? Che l'Italia non si è comportata male, diciamo. Secondo me anche tutte queste misure, anche molto restrittive, stanno dando i loro frutti, perché saremmo molto molto peggio se avessimo lasciato perdere o criteri più lassi, come diceva qualcuno. Sì. Andate tutti a messa, andate tutti, eccetera. Vabbè, c'era anche c'era un tale in Inghilterra che diceva immunità di gregge, e poi abbiamo visto come è finita, insomma, no? Gregge, c'era qualcuno che iniziava a fare i gargarismi con la varechina. Quello si ma quello è, quello è il suo collega, quindi... continua a dire dal mio collega. Va bene. Senta, dottor Canciani, dottor Mario Canciani, io la ringrazio moltissimo per questi mesi che ci ha regalato carichi di notizie. Abbiamo anticipato sempre tutti, questa è la verità.
E questa è una bella soddisfazione, sia per me, ma credo anche per lei. Merito a lei, devo essere onesto, no, che no, mi ha spronato. No, non è per questo che lei dice, era soltanto per salutarla. E questa è la mia ultima puntata, per cui saluto tutti, buona serata. Grazie, buone vacanze, dottore, anzi buon lavoro direi. Ci faccia sapere di Eurotech. Sì, perfetto. Grazie mille, a voi. Arrivederci, grazie dottor Canciani. Ecco, visto che siamo in tema di saluti, ci saluta un protagonista dell'agenda in edizione limitata, uno che ci ha accompagnato nel momento più rigoroso della chiusura, del lockdown, Giordano Floreancic, che ci ha anche reso meno duro, un po' più accettabile il fatto di stare chiusi in casa. Questo è il suo saluto. Ciao, buonasera a tutti. Finalmente liberi. Finalmente possiamo uscire di casa. Io mi trovo nel mio studio, questo è il mio atelier dove lavoro. Eccoci qua, volevo farvi vedere due immagini così per salutarvi e augurarvi una buona estate a tutti, sperando di risentirci a settembre. Che dire? Io, per dire la verità, un po' di nostalgia del lockdown ce l'ho, però non diciamolo. Buona estate a tutti, un bacio. Eccoci qua, è l'intervista portante della giornata, è quella all'assessore regionale alla salute e alla protezione civile, due belle gatte da pelare sicuramente, Riccardo Riccardi. L'avevamo intervistato nel pieno del lockdown, della chiusura, siamo quasi in chiusura del semestre e allora l'abbiamo richiamato, gentilmente ci ha concesso questa intervista. Allora, Riccardi, da un'emergenza all'altra abbiamo visto tempesta Vaia, H24 da almeno 4 mesi sostanzialmente, quindi full immersion in una cosa mai vista nella pandemia. Insomma, sta implementando il suo curriculum vitae, voglio dire, qualcuno si ricorderà di questo, perché si ricordano da 40 anni del terremoto la pandemia che ha, come dire, avuto un effetto moltiplicato in maniera esponenziale, credo che sia qualcosa di cui ricordarsi. Beh, intanto buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori e grazie di questo invito. Ma cosa vuole? Di solito, se consideri che una cosa sia fatta in modo positivo, col tempo che viviamo di solito non si ricordano in tanti. Ho capito. Anche se devo riconoscere che perlomeno nelle fasi successive, questa è proprio di questi giorni, quando siamo ritornati, non dico una vita normale, qualche consenso. Devo dire, beh, intanto ho ricevuto tantissimi messaggi, la gente che non conosci ti ferma, quindi insomma, sono cose che ti aiutano e naturalmente ti fanno piacere. Ho capito, senta, io per capire chi era l'assessore alla sanità del Veneto ho dovuto andare su Google e ho trovato che una certa Manuela Lanzarin. Il Veneto, la sanità è Zaia. Qui il Veneto, la sanità, bene o male, si divide al 50%, ma forse anche le proporzioni sono diverse. Quali sono i rapporti con Fedriga? E non solo con Fedriga, con i leghisti, perché io dai leghisti ho sentito qualche malumore. Oh, io... Dicono troppo presente, troppo fa troppo. Fa. Ma guardi, questo è una cosa che accompagna la mia vita. Io sono sempre stato troppo presente per qualcuno, diciamo che mi sono fatto qualche nemico per questo, io cerco di fare diligentemente il mio dovere. Ho capito. Poi naturalmente non si può piacere a tutti, non tutti possono essere contenti. Io ricordo sempre quello che diceva il compianto Cavalier Melzi. La sa sta storia? No, prego, anzi a me gli aneddoti piacciono moltissimo. Quando uno di quegli uomini che avevano un ruolo importante in quel tempo, il senatore Giovanni Collino, andò da il Cavalier Melzi per proporre una cosa che sembrava impossibile, no? Di chiedere di fare il presidente della provincia di Udine. E inaspettatamente il Cavalier Melzi rispose va bene, disse di sì. E a chi gli chiedeva, ma scusa, ma come fa un uomo come te, del tuo successo, del tuo valore, dei tuoi risultati, del potere? Ricordatevi che andare a fare una cosa del genere, la provincia di Udine,
E lui rispose: ricordate sempre che il valore delle cose non è determinata dalla seggiola dove ti siedi, ma da chi si siede in quella seggiola. Benissimo, benissimo. Beh, interessante questa cosa. Senta, però c'è stata la richiesta di una commissione d'inchiesta, bocciata peraltro. Quindi a proposito di chi sta bene e di chi sta male. Guardi, oggi c'è l'ultima, poi ne citerò almeno un altro paio. Oggi c'è un'indagine della Cattolica che dice che la regione Friuli Venezia Giulia è una del primo certo. blocco. Poi c'è Gimbe, l'Imperial College, cioè, Gimbe va sottolineato perché Gimbe è quella che ha messo sotto accusa la sanità della Lombardia, quindi non è... L'Istituto Superiore di Sanità. Allora, se io devo mettermi a perdere tempo, perché non è perdere tempo, a discutere con chi arriva in maniera premeditata per dirti tu hai fatto le cose male, potrei anche fare dei nomi. Io sono per i nomi, dica pure. Ma insomma, io accesi sono... Guardi, io ho riconosciuto nel corso di questa storia il comportamento di Sergio Bozzonello, di Roberto Cosolini e devo dire anche per una parte di Grillini, dove adesso è uscito Usai, cioè è uscito il Grillino puro, dobbiamo fare le inchieste. Qualcuno che non ha neanche capito come è arrivato in Consiglio regionale, che nelle liste del mio partito, che... I medici che tentano di regolare i conti quando entrano nel Consiglio regionale perché pensano che le aziende nelle quali hanno lavorato si siano comportati sto parlando in generale, non, ma, puntualmente, però... Mi pareva una frecciatina verso Trieste. Però io sono stato 5 anni in Consiglio regionale con Rotelli, uomo di straordinaria intelligenza e questa è un'altra frecciatina di grande furbizia e questa è un'altra frecciatina, ma insomma, guardi, è normale che poi alla fine ci siano dei professionisti che non tutelino loro tutelino il mondo da quale arrivano, è normale, però quando si fa il legislatore, quando si fa questo mestiere, tu devi essere neutrale. Io me le ricordo le baruffe con Silvana Cremaschi in Consiglio regionale. Io credo che ogni singola professionalità possa portare un importante contributo. L'importante è che sappia alzare l'interesse l'importante non personale. È leggere ma della le sue dichiarazioni in controluce, così si riesce a capire a chi si rivolge. Questo mi pare un altro discorso. Senta, in questa vicenda ho trovato una definizione che è stata molto, molto appropriata e che fa un po' parte della filosofia, poi andremo sui numeri magari se ce li dà. Dice che chi si è messo ad affrontare la pandemia ha fatto una cosa del genere, ha cercato di ammazzare una zanzara con il martello. Prima o poi, la zanzara viene uccisa. Ma si sfascia tutto il resto. Lei mi ha detto che nel curriculum io ho diverse emergenze, è la verità. Questa è stata sicuramente la cosa più difficile. Ci sono due cose che non è emergenza conclusa, perché non è conclusa. La prima è che tu avevi a che fare e hai a che fare con una cosa che non conosci, che non è ferma. Il terremoto, le alluvioni, cose difficili, ma nel momento in cui quelle sono accadute tu hai un quadro che non è certo, il tempo ti consente di capire quali sono le certezze e le misure che tu devi applicare. Poi c'è uno storico delle alluvioni e dei terremoti, credo. Ma tu hai una situazione che è lì, questa è una situazione che continua a muoversi. L'elemento più complesso di questo momento anche è non avere la certezza del sintomo che riflette un contagio che viene trasmesso. Quindi tu sei nell'incertezza più totale. La seconda, che è quella che stiamo vivendo, è una fase che io considero la più difficile, che è quella che stiamo vivendo. Perché stiamo arrivo da una lunga riunione con la Consulta regionale dei disabili. Allora bisogna ascoltare le storie delle persone, delle organizzazioni che si occupano di queste cose e che devono ripristinare una condizione di normalità, che ovviamente per la loro situazione non è così normale, gradualmente determinando le libertà e le cure davanti al limite delle precauzioni.
L'altro elemento è che noi siamo di fronte ad una ricostruzione che è una ricostruzione immateriale, perché il muro non è caduto e deve essere ricostruito, è caduto altro. E quindi questa è la fase più difficile, che sicuramente ha scomposto e probabilmente chiama a una ricomposizione che non sarà la ricomposizione iniziale. Ho capito, un'altra cosa. No, ma finiamo col martello. Questo martello cosa ha distrutto? Il sistema non era preparato. Il sistema non era preparato. Dobbiamo dire che si è visto l'errore di a un certo punto di aver ceduto rispetto agli investimenti in prevenzione. E non parlo di strumenti e basta, parlo di competenze. Noi abbiamo dovuto affrontare una vicenda nella quale siamo riusciti a restare nel blocco delle prime regioni che hanno fatto la sorveglianza attraverso i tamponi. Ma se noi oggi possiamo dire di avere una potenzialità può essere intorno ai 5.000 tamponi al giorno, siamo partiti e ne facevamo, la nostra potenzialità era di 200. L'incapacità del sistema paese di capire che è stato un errore delocalizzare tutte le produzioni sull'altare del risultato economico dei dispositivi di protezione individuale. Cioè, sono successe delle cose che hanno esposto delle condizioni sulle quali probabilmente gli esperti e soprattutto gli addetti ai lavori queste cose le conoscevano. Quindi non è un atto d'accusa, queste sono le valutazioni che devono essere fatte. Perché è evidente che tu, quando affronti una cosa di questo genere, puoi avere, fortunatamente noi abbiamo dei risultati positivi, ma è ovvio che alcuni errori li hai fatti. Ecco, quindi... a proposito di errori, questa cosa della nave che è stato, come dire, la boa attorno a cui si è girata tutta la polemica, perché sono state due le cose, la nave perché era simbolicamente una cosa che offendeva la città e le case di riposo, le RSA sostanzialmente. Ma... sono state le due cose che sono entrate un po' nel mirino. Allora, guardi, sulle case di riposo chiudiamo la partita subito. Noi ragioniamo di una cosa che vale 10.000 posti letto. Se vediamo circa la metà della mortalità che supera le 300 unità, la metà è da case di riposo. Se le paragoniamo alle altre, sì, alle altre esperienze delle altre regioni, purtroppo sono lutti, quindi vanno rispettati e vanno compresi. Noi abbiamo fatto, io credo che tutti quanti coloro che si sono occupati in questa vicenda abbiano fatto quello che sapevano e quello che potevano. E su questo voglio dire un'altra cosa, perché è successa una cosa, ieri nel dibattito c'è stato uno scontro, secondo me io sono stato interpretato male anche dal Presidente del Consiglio regionale d'allora, Franco Jacob, che è una persona che io stimo, perché ha letto una mia considerazione rispetto all'aula che non può diventare un tribunale politico, quando ho fatto la differenza, ma non sul lavoro importante e giusto che lui aveva fatto come Presidente del Consiglio, ma quanto sul giudizio dell'aula rispetto alla conferma dell'elezione in una legislatura di Brandolini e in altra di Mazzolini. Ma Mazzolini ieri in aula ho detto che lui con Santoianni ha sbagliato. Beh, questo le fa onore. Perché è difficile sostenere io non conosco Santoianni, non ho il piacere di conoscerlo. Però se Santoianni trova la grande soluzione di chiudersi intelligentemente a San Vito e poi nella struttura di Paluzza purtroppo ci sono i lutti che ci sono stati, Santoianni è sempre lui. Allora, questa è una vicenda che non può essere letta con la strumentalità, e questa è una delle ragioni per la quale quella commissione d'inchiesta non aveva senso. Ho capito. Allora, adesso, prima poi, di... Poi, se vuole, parlo anche della nave. No, giusto. Allora, sì, mi stavo dimenticando della nave, perché ormai la nave non va... Allora, guardi, noi avevamo una proiezione. Intanto, le scelte non sono della politica quando tu devi capire che tipo di cura deve garantire alle persone. Le scelte sono dei dipartimenti di prevenzione, delle direzioni sanitarie. Non scelgo io. A me possono essere presentate delle opzioni qualora queste opzioni possano essere sostenibili. Noi avevamo una proiezione sulle strutture promiscue tra un migliaio di posti letto, questa è la potenzialità che è in quella città, sono 900 esattamente i posti letto.
Trieste. La proiezione iniziale era del 30% dei contagiati. Quindi avevamo potenzialmente 300 persone da spostare in una condizione di incertezza che era calcolata tra filtro e determinazioni non rilevanti di metà. L'altra metà era una struttura contagiata in maniera significativa. Bisognava trovare una struttura dove l'azienda sanitaria organizzasse un'equipe pronta a intervenire con tutte le procedure di sicurezza, la divisione dei percorsi, la vestizione e la svestizione del personale, il tema dei pasti, le cure. Una struttura di quel genere lì, in tutta la città di Trieste, perché la camera d'albergo non è volturabile a un'attività di questo genere. Noi avevamo a disposizione delle strutture, ma non erano adeguate. Abbiamo fatto le valutazioni sul Palachiarbola, sul Molo Quarto, abbiamo fatto tutte queste valutazioni. La prevenzione dice, arriva, questa è l'unica soluzione che ci consente di garantire questo numero. Peraltro è un'esperienza che sta vivendo Genova nel suo porto. Tutte le cose che abbiamo fatto, complicatissima operazione, è stata una scelta tecnica nella quale la politica si è buttata dentro cercando di rovistare dentro. Rispetto a questo però voglio dire un'altra cosa. Perché la nave non è arrivata? Non è arrivata perché c'è stata una discussione politica, ha vinto uno per l'altro. Non è arrivata. Perché le previsioni non si sono avverate. Perché fortunatamente quelle proiezioni dal 30 sono diventate il 10%. Si paga qualcosa per questa prenotazione della nave? Non c'è nessuna obbligazione contrattuale. Molto bene. Allora adesso le faccio vedere un piccolo filmato, anzi l'esordio da videomaker di Anastasia Brusini, che è una studentessa del Diacono di Cividale, che fa qualcosa con noi ogni tanto. È andata a vedere la Protezione Civile di Cividale e i giovani della Protezione Civile di Cividale. Poi magari facciamo un commento finale. Tutti noi abbiamo visto queste immagini strazianti, ma oggi vi racconteremo la storia di due giovani che, al contrario di qualcuno che sta studiando per gli esami di maturità, hanno davvero deciso di fare la loro parte. Ho deciso quindi di passare due pomeriggi con la Protezione Civile di Cividale del Friuli, ma prima di lasciar parlare loro, i due ragazzi, i veri protagonisti di quanto vi stiamo raccontando, quest'uomo che vedete è Mauri Gianfranco, il coordinatore della Protezione Civile di Cividale, al quale ho voluto fare qualche domanda per capire meglio quali sono i loro compiti. Ci siamo organizzati, formati e attrezzati per intervenire in caso di incendi boschivi, allagamenti, alluvioni, eventi sismici, ricerca persone disperse. Insomma, di lavoro ce n'è e Gianfranco, in quanto coordinatore, rappresenta il punto di riferimento di tutto il gruppo. In particolare di chi nel gruppo è nuovo, come questi due ragazzi che si sono resi disponibili a fare una chiacchierata con me. Come vi chiamate? Andrea. Harry. Quanti anni avete? 17. 17. Siete gemelli? Sì, genitori diversi. Sì. Che scuola frequentate? Liceo scientifico Paolo Diacono. Iti Malignani di Udine. E da quanto tempo fate parte della Protezione Civile? 6 aprile. 6 aprile anch'io. Allora siete veramente gemelli. Esatto. Sì, ma di genitori diversi. Avete dovuto fare un corso di preparazione? Sì, esatto. Abbiamo svolto qui in sede un corso tenuto da volontari in cui c'era un indottrinamento su, diciamo, i compiti base della Protezione Civile. Siete entrati in piena esperienza Covid. Che attività avete svolto fino ad ora? Abbiamo svolto delle attività come la distribuzione di mascherine, l'igienizzazione delle vie del centro dei paesi limitrofi del territorio comunale e abbiamo fatto anche diffusione audio con i nostri mezzi. E qual è la vostra preferita? In generale qualsiasi attività, perché eravamo sempre a contatto con le persone. Forse se devo scegliere una, l'igienizzazione, perché vedere noi, vedere gli alpini o comunque i membri del terzo reggimento artiglieria di montagna, vedevi la gente che era veramente contenta, anche perché appunto igienizzavamo le strade, quindi era una cosa a cui la gente teneva ed è stato veramente fantastico vedere anche i bambini che ti salutavano, gli adulti che uscivano dalle case per farti le foto, è stata una cosa magnifica. L'esperienza che mi è piaciuta di più è stata la distribuzione mascherine fatta con i militari e siamo stati 3 ore in cui abbiamo riso e ci siamo divertiti molto insieme. Descrivete la vostra esperienza con la Protezione Civile con una parola. Io direi interessante, che sembra banale, però tra tutte le altre è proprio perché scopri sempre cose nuove, non smetti mai di scoprire anche funzionalità dei mezzi, impieghi che puoi avere, nuove modalità, è tutto quasi sempre nuovo, nel senso non ci si annoia proprio mai. Spirito d'animo, perché quando si entra qua dentro si vede che abbiamo tutti lo stesso scopo, cioè quello di aiutare la gente
e quando siamo insieme lo facciamo nel migliore dei modi. Consigliereste questa esperienza ad altri giovani? Assolutamente sì, anzi penso di averlo già fatto anche un paio di volte. Assolutamente sì, però bisogna sapere che qua non è importante entrare, ma quando sei dentro lavorare, e non è che bisogna solo indossare la divisa, ma anche sudarla e dopo metterla a lavare. Esatto. Ed eccoli gli scatti rubati dei ragazzi, la consegna delle mascherine, la sanificazione. E proprio come dice Ermin, la divisa va sudata e quindi, munita di videocamera, li ho seguiti in un normale pomeriggio di attività. E dopo un paio di boomerang su Instagram, si parte. Nissan, prova radio. Arata, prova radio. 5, ti seguiamo. L'attività in programma è la consegna di buoni pasto a diversi nuclei familiari. Siamo in centro Cividale e si vede piano piano la città che timidamente riprende a muoversi. Ci sono persone che vanno in bicicletta, giovani, ovviamente tutti con la mascherina. Nissan da Ducato. Siamo avanti. Passa su un DR3 perché su questo canale mi pare che ci sono interferenze. Come sentite stiamo consegnando e stiamo facendo difficoltà a trovare tutte quante le persone, ma confidiamo nei prossimi interventi. Ci sono i ragazzi laggiù che stanno consegnando mentre io e Mauri siamo qua. Stiamo aspettando che i ragazzi consegnino. Stavo chiedendo a Mauri quanti anni ha e non vi dico quanti anni ha perché si riporta benissimo e come gli ho detto l'età è solo un numero. Diciamo che ho tanta esperienza nella protezione civile, essendo entrato prima ancora che nascesse la protezione civile, quando facevamo antincendio boschivo solamente. Il pomeriggio passa veloce e presto, abbiamo già finito il giro. Bene, abbiamo finito il nostro servizio, io in realtà ho fatto poco, registrato, documentato. È stato un bel pomeriggio, grazie ragazzi. Grazie a te Anastasia. La mattina mi sveglio, colazione e via di corsa per il secondo giorno. Si unisce a noi oggi Filippo, un giovane studente di architettura dell'Università di Udine. Oggi i ragazzi presteranno servizio al mercato. Il nostro compito è quello di verificare che non si superi il numero massimo di 80 clienti che possono entrare al mercato. E per fare questo abbiamo due volontari all'ingresso che conteggiano quanti stanno entrando e altri due volontari alle due uscite che comunicano via radio quanti stanno uscendo. Sono qua con Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A che ora ti sei svegliato oggi? Alle 6:50. Ah, bene, bene, quindi riposato. Esatto, molto. Uno in uscita. Il lavoro della protezione civile è delicato perché, come vedete, i volontari si trovano spesso a stretto contatto con le persone. Al che una domanda mi sorge spontanea. Come ha risposto la popolazione a vedervi per le strade e dare una mano? La risposta è stata variegata, ma sostanzialmente è stata positiva. In molte occasioni abbiamo avuto ringraziamenti, apprezzamenti, qualcuno ci ha offerto il caffè, a Pasqua qualcuno ci ha donato anche la colomba, per cui complessivamente posso solo dire che i cividalesi hanno apprezzato il nostro servizio. Certamente ci sono state anche critiche, ma noi guardiamo oltre. Per noi è più importante il dare che ricevere quando svolgiamo il nostro compito, che come voi sapete è assolutamente gratuito. Noi siamo tutti volontari non retribuiti. Nel pomeriggio, ultimo giro di consegna di buoni pasto. E anche il mio secondo giorno, insieme ai volontari della Protezione Civile, passa veloce. Siamo fermati adesso a fare rifornimento al veicolo e intanto Filippo adesso sta facendo benzina. Ma prima di salutarli, ho un'ultima domanda per Gianfranco. Quanto è importante il ruolo dei giovani nella protezione civile? Da questo punto di vista notiamo che c'è un interesse da parte dei giovani
Anche in questa circostanza ci sono state diverse richieste di supporto al gruppo comunale dei volontari e questo ci fa ben sperare per il futuro. Sentito ragazzi, se c'è qualcuno di voi che non sa come impiegare il tempo quest'estate, si unisca alla protezione civile del proprio paese. C'è davvero bisogno di giovani che diano il loro contributo e che facciano la differenza. Eccoci qua, visto questo mini documentario, questa cosa abbastanza simpatica della nostra Anastasia, com'è la situazione? È così poi la situazione? Ci sono i giovani, non ci sono? Beh, intanto brava Anastasia. Ah, bene. Guardi, quando io ho ripreso il timone della protezione civile, avevo fatto l'assessore nella legislatura anche con Renzo Tondo, la prima cosa della quale mi sono convinto è che c'era il problema del cambio di generazione, che vivendo un tempo molto diverso da quello che abbiamo vissuto noi quando eravamo ragazzi, che abbiamo conosciuto l'esperienza del terremoto, è chiaro che la sensibilità nostra inevitabilmente è diversa da quella che vive il giovane in questo tempo, però non è colpa sua. Perché anche sentendo questi ragazzi si dimostra quanto abbiamo svegliato le passioni. C'è stato un moto di solidarietà in questa regione straordinario, di persone, di aziende. In questa regione, in questa esperienza, sono stati donati oltre 10 milioni di euro. E c'è stato un avvicinamento di persone straordinarie al mondo del volontariato. Noi non dobbiamo mai finire di ringraziare tutti gli operatori del servizio sanitario, ma non dobbiamo mai finire di ringraziare anche lo straordinario esercito dei volontari della Protezione Civile, i quali sono stati determinanti nell'assistenza all'isolamento, e abbiamo potuto vedere come le passioni dei giovani sono venute fuori. Io le posso dire che fortunatamente quella mia preoccupazione prima del Covid di rinverdire i gruppi di volontari della Protezione Civile, noi abbiamo registrato la richiesta di centinaia di richieste di nuovi volontari giovani che si avvicinano a questo mondo. C'è l'altra faccia del Covid, basta saperla vedere. Benissimo, allora io sto per lasciarla e siamo subito alla cosiddetta seconda ondata. Non mi chieda che cosa farò da grande. No, questo ormai lo diamo per... Perché ogni volta me lo chiedo. Entrare nella Lega, ma adesso che ha fatto così, tutte queste robe, tutte queste cose, come fa? Due galli nello stesso pollaio. Chi sono due galli? Beh, Fedriga e... Andiamo assolutamente d'accordo, ma credo anche che si veda. No, beh, si vede. Andiamo molto d'accordo. Ma è una persona intelligente. Abbiamo molto d'accordo. Siamo due persone, diciamo, un po' diverse. Sì, abbiamo anche due età diverse. Io devo dire che è stata una felice scoperta e abbiamo vigorato gestire queste cose insieme nei momenti di difficoltà. Secondo me poi il lavoro, insomma, distingue e unisce le persone. Non c'è un tema che io vada da qualche parte. Il tema che probabilmente c'è è che qualcuno immaginava che questa coppia così un po' diversa si dividesse oppure avesse degli elementi di conflitto. Ma la terza corsia non la intriga? Non... La terza corsia c'è chi la manda avanti e poi io che sono alla fine della mia carriera politica... Vabbè, dai, adesso è il momento delle bugie. Senta una cosa invece, autunno, cosiddetta seconda ondata, c'è questa questione molto importante del vaccino antinfluenzale che dice che può essere un supporto per limitare magari una recrudescenza del virus. Ci sono i vaccini? Avete programmato qualcosa? C'è una campagna, come dire, di sensibilizzazione? Voglio dire, non dico siete pronti perché chissà, magari il virus muta e non si sa niente, ma avete già messo in conto qualcosa? Beh, il vaccino è antinfluenzale, non è sicuramente purtroppo il vaccino al virus. No, certo, stiamo partendo. Il sistema si sta attrezzando, noi siamo pronti a partire con la campagna antinfluenzale, che secondo me deve essere significativa, peraltro. Esco da un'altra delle riunioni di questa giornata, avendo incontrato il presidente di Federpharma e quell'esperienza che abbiamo fatto nel distretto della Carnia attraverso l'utilizzo della vaccinazione, dei presidi, delle farmacie per la vaccinazione,
ha dato dei risultati estremamente importanti, in particolare per le persone over 65. È aumentata in maniera significativa la vaccinazione da parte delle persone che hanno superato i 65 anni. Quindi sì, vuol dire che l'ascolto del professionista diventa un elemento importante nelle campagne di prevenzione sulle quali dobbiamo continuare ad investire. Due domande: si arriverà a vaccinare anche gli ultra sessantenni, non i 65 anni? O, questa è la prima domanda. La seconda domanda: ci sono vaccini a sufficienza antinfluenzali? No, abbiamo fatto un acquisto di 2,5 milioni di vaccini, si stanno completando. La seconda domanda, no, sto parlando di 65 anni. No, dicevo, se si porta la vaccinazione ai 60. Questo è un altro di quei temi dove la comunità scientifica sta discutendo molto. E in televisione. Vediamo. Guardi, io ricordo la prima trasmissione alla quale ho partecipato sul coronavirus, erano i primi giorni, era proprio seduto qua, a fianco a me avevo il rappresentante della comunità cinese e in collegamento con noi c'era il professor Bassetti. Chi avrebbe immaginato tutto quello che è successo? No, infatti, probabilmente. Senta, il rischio zero esiste? Il rischio zero non esiste mai. Bene, quindi ancora buon lavoro, Assessore. Grazie. Riccardi, e buona fortuna. Sappiamo che comunque le bugie le ha già dette tutte nel finale. No, quindi non sono bugie. Va bene, grazie di nuovo, arrivederci. A voi. Come dico sempre, alleggeriamo un po' la trasmissione con la musica di Lino Straulino. Questa volta, secondo me, si è superato, perché intanto ci ha affrescato un momento importante della musica friulana, l'incontro tra due persone assolutamente di vaglia. E poi perché, secondo me, ha reinterpretato la canzone che sentirete in un modo assolutamente meraviglioso. Questo è Lino Straulino, che ringraziamo per la collaborazione. C'è una piccola storia che vale la pena di essere raccontata, che riguarda la genesi di una canzone. La canzone In che sera. Essa venne scritta nel 1925 da due amici, Enrico Fruc, poeta, e Luigi Garzoni, musicista, che quell'anno si ritrovarono in Udine in qualità di commissari d'esame all'istituto magistrale. Il protrarsi estenuante delle prove d'esame aveva un po' logorato e un po' anche affaticato entrambi, e durante una pausa decisero di fare un gioco, anzi Garzoni decise di fare un gioco, propose all'amico di scrivere una quartina di ottonari in modo che lui poi avrebbe potuto porvi la musica. Fruc accettò ben volentieri, si appartò e di lì a poco ritornò con un foglietto sul quale c'era scritto il testo. A Garzoni non parve vero di poter tirar fuori dal suo cilindro magico una delle sue splendide melodie, e così di lì a poco In che sera nacque. La canzone venne bocciata però sia nei vari concorsi sia dalla Società Filologica Friulana, che non la ritenne idonea e di qualità sufficiente. Questo fu oggetto di molto rammarico e tristezza, e anche di dispiacere naturalmente da parte di Garzoni, che considerava la canzone fra le sue opere migliori. Il tempo però, come sappiamo, è galantuomo, e di lì a poco la canzone diventerà patrimonio popolare e una delle più famose e importanti canzoni mai state scritte qui in Friuli. In che sera i cristiani vi è poi prasda natiso li sagaci svintulavi e non li vincosivo in che sera ti hai pioduto dal di lontano io ti ho sentito tutti andare viscosi bene di lontano io ti ho sentito tutti andare viscosi bene in che sare grigio piantavi via pai prats dal matiso li sagaci svintulavi
bello living così buono. In che sera ti hai chiuduto attorno sul chiar dal fin di lontano, io ti hai sentito, tu ti andavi scusi bene. Ti hai sentito, tu ti andavi scusi bene. In che sera Cristian t'avvi. Eccoci qua, allora la questione comincia con l'intervista al sindaco Fontanini e le reazioni sono innumerevoli. Quella che registriamo oggi, e ringraziamo Enrico Bertossi per essere qui, è quella di Prima Udine, la formazione politica fondata proprio da Bertossi, che, lo dico anche lo dicevo nella promozione, è il castigamatti, la bestia nera di questa amministrazione Fontanini. Un po' esagerato. No, non è esagerato, mi pare che insomma sia abbastanza, come dire, insistente. Beh, sicuramente conosco molto bene la mia città, che non è quella di Fontanini e di molti suoi assessori. Conosco molto bene i problemi e soprattutto ho lavorato 2 anni per fare un programma con cui ci siamo presentati alle elezioni, per cui non casco dall'albero ogni volta che emerge un problema. Conosco perché qualcuno la materia. Casca dall'albero ogni volta che sì, devo dire la verità che secondo me il problema di fondo di Fontanini è da una parte che sono arrivati con un programma scopiazzato che nessuno ha mai visto e che diceva alcune cose e non ne diceva altre come quella del porta a porta, esatto. E soprattutto lui stesso conosce poco la città e non è affiancato da degli assessori che conoscono la città, perché molti sono di fuori e direi il livello medio della competenza e dell'impegno è piuttosto basso. Ma è possibile che non ne imbrocchi una che sia una? Io ho visto soltanto una sua dichiarazione alla stampa per una cosa che aveva fatto Ciani, che ma qui c'è un cambio epocale, un'altra pandemia sta arrivando. Ma il problema è molto semplice. Io ho un programma e le cose che vengono fatte da questa amministrazione che coincidono con il nostro programma sono sicuramente apprezzabili e votiamo a favore. E quello però che va contro quello che avevamo proposto ai nostri elettori non può essere condiviso, ripeto, sulla sicurezza noi abbiamo votato sempre a favore perché eravamo d'accordo per il rientro dei vigili urbani nel comune di Udine, dall'UTI. Siamo d'accordo nel potenziare i servizi di vigilanza e di presidio del territorio. Siamo persino d'accordo sul fatto che ci debbano essere delle telecamere, un sistema di telecamere che monitora il territorio, con però degli interventi in tempo reale dei vigili urbani. No che le telecamere vedono una cosa e i vigili urbani arrivano dopo 4 ore, questo è il problema. No? Però sul resto, francamente, a partire dal porta a porta e ad altre molte altre cose è imbarazzante. Poi ci arriviamo come le ho detto. Però allora, qual è il problema vero? È che Fontanini non ascolta, sa tutto lui. Cioè noi in Consiglio Comunale gli facciamo emendamenti, noi dico tutte le minoranze, gli facciamo delle proposte sensate, cerchiamo il dialogo, proponiamo, lo avvisiamo anche. Facciamo un esempio, io in Consiglio Comunale l'ho avvisato sul disastro che avrebbe fatto con la centralina in cemento armato davanti alla Basilica delle Grazie. Lui mi ha risposto picche come sempre, è andato avanti, ha fatto il progetto, è uscito fuori con la brillante idea, dopodiché c'è stata una sollevazione popolare, marcia indietro su tutta la linea. Ma perché non ascolta? Perché non ascolta? Senta una cosa, invece però qui si parla anche a volte di mancanza di una visione, di largo respiro, però voi come dire, le minoranze attaccano anche su questioni, come dire, un po' così, insomma, no? Beh, c'è stata questa esternazione un po' sgangherata del consigliere comunale, le piante del colle del castello, che ne so, insomma, cose anche, come dire, de minimis. Sì, però sono il denominatore comune di questa maggioranza, cioè cose così ce n'è ogni giorno, non è che ce le inventiamo noi, no? Ad esempio le piante,
Fontanini esce sul giornale dicendo, perché lui comunica con la città sul giornale, quindi anche con il Consiglio Comunale, dicendo le piante verranno tagliate per abbellire la vista del castello e perché dal castello si veda meglio la città. Allora, una motivazione un po' così, e da lì si scatena il finimondo. Dopodiché viene fuori a dire che ci sono piante malate e alcune cose che vanno... Ce l'hai detto, avesse parlato... Allora, uno venga in commissione, dice questo è il piano per cui dobbiamo fare questo intervento, non è un motivo estetico, ma un motivo più nobile, ambientale, e magari li votiamo anche a favore, no? E tutto così. Beh, poi le esternazioni del consigliere Pavan sono assolutamente imbarazzanti, già in consiglio comunale ci eravamo accorti che si era passato il segno, io per la verità non mi ero accorto che aveva fatto le corna a due mani. E quindi insomma sono cose, ma ne combinano di queste cose. Ma ho come la sensazione che lei rimpianga Onsel? Allora, devo dire che io ho criticato su molte Onsel, su molte scelte e anche su una certa eredità che ci lascia. Pensiamo alla ricostruzione del palazzo ex Upin, dove avevamo la possibilità di avere un'opera progettata da un architetto di fama mondiale come Moneo e siamo finiti, adesso lo si vede, per avere un condominio simile a quello che c'è davanti al teatro, con pochissimo pregio architettonico e con un impatto molto, molto negativo nel centro storico. Però almeno Onsel era una persona educata, salutava, era un signore, cioè aveva il senso dei rapporti civili. Fontanini è uno che tutti quelli che non sono del suo giro stretto si gira dall'altra parte e neanche non dice buongiorno. Adesso vediamo se riusciamo a fare una cosa praticamente impossibile. Non abbiamo moltissimo tempo, ma abbiamo molta carne al fuoco. Io le dico la questione e lei dice la critica sostanzialmente della sua posizione. Friuli Doc. Friuli Doc è fatta in questa situazione in cui tutti stanno cancellando i grandi eventi di oggi, la maratona di New York, di Berlino, Augusti di Frontiera, Aria di Festa, San Daniele, tutti, si poteva sostituire sia come costo che come attività su una iniziativa di più ampio respiro che riguardasse tutta la città per tutta l'estate fino a Natale, consentendo non solo agli stand che vendono roba da mangiare e da bere, ma anche ad attività culturali, ad attività legate ai bambini, attività connesse al tessuto imprenditoriale della città. Friuli Doc porta soldi solo a quelli delle Proloco che vengono da fuori o a ditte che vengono da fuori, addirittura austriaci o sloveni, fanno l'incasso e poi se ne vanno e qua ci lasciano solo le immondizie. Cioè, non credo che Friuli Doc in questa situazione sia la soluzione ai problemi dell'economia cittadina. Il 5G, la tecnologia 5G. Ma io qui sono laico, mi affido ai tecnici. La cosa singolare, anche qui, non è sempre per criticare, però Fontanini dice sono contrario, però dopo sperimenta, non so, Piazza San Giacomo. E qui ha detto no, in Piazza San Giacomo. No, ecco, allora è venuto qui a dirlo. Allora, sei contrario, hai bloccato tutto, fai il comunicato stampa dicendo che a Udine non ci sarà il 5G e poi di nascosto lo metti in Piazza San Giacomo. Per cui i cittadini che transitano in Piazza San Giacomo hanno già il 5G senza che si sappia, senza che sia stato autorizzato. Un modo un po' strano di dire. La microcriminalità, in particolare via Ungheria. Beh, qui Fontanini ha fatto tutta la campagna elettorale sulla sicurezza, dopodiché non si è visto quasi niente, a parte il passaggio dei vigili urbani di cui dicevo prima. Vigili urbani nuovi ne servirebbero almeno 15-20 a Udine, non si vede nessun segnale. Le telecamere l'annunciano di metterle dopo 2 anni e un mese che sono lì, cosa che io avrei fatto da sindaco subito, il primo giorno. Avevamo detto non ce la fanno i vigili, non ce la fa la polizia, facciamoci aiutare da qualche pattuglia dell'esercito, non militarizzare la città, però un aiuto anche così nei parchi pubblici, ad esempio in zone particolarmente calde, niente. Cioè, qual è la svolta? Io ricordo il titolo di Natale di 2 anni fa, con me la città in prima pagina, con me Udine più sicura, parole Fontanini. Ecco, non mi pare che questo sia avvenuto. Facciamo un salto al Parco Nord, che
è stata una cosa abbastanza tribolata. Anche qua, ognuno paga le conseguenze di quello che dice per anni e anni e anni. Lui ha fatto tutta la campagna elettorale dicendo che era contro i centri commerciali e che è contro le aperture domenicali dei centri commerciali. Dopodiché, su questa operazione, la prima cosa che fa, amplia del 12% il Terminal Nord, perché l'operazione Bertoli è mirata a un ampliamento del 12% dell'attuale centro commerciale Terminal Nord. Tutto il resto sono cose più o meno già previste, compreso il parco, che verranno lasciate come sempre per ultimo, per cui ci ritroveremo fra qualche anno nella stessa situazione di adesso, cioè con un parco commerciale ampliato e il resto ancora da fare, perché non ci sono margini economici per fare un altro albergo, un altro centro direzionale, visto che ne abbiamo quello dell'Ipobank che è lì, che è vuoto. Sì, dopo la abbandonato. Pandemia, poi tra l'altro ci saranno questioni abbastanza. Quindi parliamo di fantasie che non hanno un fondamento. L'unico obiettivo è quello di fare un ampliamento del centro commerciale. Immigrazione. Ma qua sa, si potrebbe parlare di ore. No, infatti no? Devo dire che la questione immigrazione è molto semplice. Io ne ho incontrati parecchi in campagna elettorale, sono andato anche nella cosiddetta moschea di via Marano Lagunare, ci sono stato un paio di volte. No? E devo dire che ho incontrato. Centro culturale, quando sì, c'è stato lei. Devo dire che io ho incontrato solo brave persone. Persone che hanno gli stessi problemi degli udinesi doc, che lavorano, che hanno i problemi di mantenere la famiglia, di rispettare le regole. Quelli che sono regolari, che rientrano da anni nella vita sociale udinese, sono persone come noi su cui non c'è nulla da dire, anzi hanno gli stessi diritti che abbiamo noi che siamo nati a Udine. Il problema diverso è per i clandestini, per i malviventi, per questi finti profughi che vengono qua a spacciare droga, ma su quello bisogna intervenire con la mano estremamente dura. Però, come sempre, non bisogna fare demagogia. Adesso sono tutte cose che ritornano come boomerang a Fontanini. Lui fa la campagna elettorale contro gli immigrati, contro la sicurezza, e adesso il suo assessore gli autorizza un centro culturale mascherato che dopo diventa una moschea. Il tempo è finito, non abbiamo praticamente esaurito quasi niente. Sarei per una domanda volante su via Mercato Vecchio, perché so che se ne è occupato anche recentemente. Finiscono prima a Genova il nuovo ponte di via Mercato Vecchio. Se questo è un modo di fare i lavori pubblici in città, stiamo freschi. Dopo 2 anni e mezzo quasi, sono ancora lì che devono finire via Mercato Vecchio e non c'è giustificazione alcuna per questa cosa. Benissimo, stiamo freschi perché vi arriva l'estate. Grazie Bertossi, ci sentiamo per voi. Un dibattito un po' più articolato. Arrivederci. Grazie. Ecco il momento topico della serata, che è il confronto tra il professor Marco Cucchini e l'avvocato Nino Orlandi. Buonasera, poi buonasera. Saluteremo. Parliamo di maturità. Comincio dal professor Cucchini. C'è questo ragazzo, Casal Pusterlengo, che arriva davanti alla commissione, non so se con la mascherina o meno, posa una pistola sul banco e dice... Vedete un po' voi, o mi promuovete o credo che il discorso resti in sospeso. Siamo a questo punto. Beh, quei tempi nevrotici in cui viviamo, probabilmente l'assenza di mascherina è stata ben peggiore della pistola. No? Sì. Se fossimo stati negli Stati Uniti l'avrebbe usata, no? E avrebbe ammazzato la commissione. Da noi, poveretto, un disadattato, poverino, chissà cosa gli è passato per la testa. Nino? Era senza proiettili la pistola. Poi arrivavate con la fionda sul banco, no? Ma no... Sono posticipato, di solito vanno a menarli durante l'anno scolastico i professori, no? E filmati. Questi qua si erano dimenticati. Ma c'era lockdown, no? Non potevano menarci. No, c'era lockdown, non aveva avuto il tempo di andare durante l'anno scolastico, ho dovuto rimediare all'ultimo minuto. Insomma. Ho capito. Invece qui da noi, a proposito dei centri studi, ci sono i centri stupri, che è una vicenda abbastanza inquietante da un certo punto di vista e che ha avuto una valanga di commenti. Cucchini, voglio ascoltare anche il suo. Beh, allora, il mio primo commento è smettiamo di chiamarli ragazzi, hanno più di 20 anni.
È gente che ha la patente, può lavorare, sposarsi, aver figli, votare. Non sono ragazzini di 15. Sempre questo buonismo nei confronti dei figli dei ricchi. No? Secondo, è curiosa tutta questa tutela della privacy che c'è stata con le foto nascoste, eccetera. Io non sono uno che ama le gogne mediatiche, però so che quando c'è un povero disperato che compie qualcosa, i giornali non hanno esitazione a rivelare nomi, cognomi, foto, indirizzi. Evidentemente qua la stampa locale, per paura di perdere qualche buono sconto sul prosciutto di San Daniele, ha evitato di fare troppe informazioni. Rimane però il fatto che quello che hanno fatto, pur non essendo ovviamente credo penalmente rilevante, no? È comunque lo specchio di un mondo di ignoranza, di degradazione, di stupidità sul quale ragionare. Nino. Appunto, io non credo che la banda Casaroli uscisse con la scritta banda Casaroli o... No, però i Bassotti avevano scritto banda Bassotti. Solo i Bassotti, per arrivare, solo i Bassotti avevano la targa 313, credo. E viaggiavano con la mascherina, quindi non c'è, io credo che se c'è qualcuno che non... è improbabile che stupri una donna, sia quelli che si definiscono centro stupri. Il problema è un altro, come diceva Cucchini, il problema è di cultura, di intelligenza, di mancanza di buon gusto, cioè come si faccia, ecco, e poi come si faccia a denominare un gruppo di amici centro stupri, vuol dire veramente essere, no? E basta col buonismo, basta col definirli ragazzini, ragazzi, eccetera. Sono d'accordo sul fatto che venga tutelata la privacy. Non sono d'accordo sul fatto che venga tutelata solo in alcuni casi. Quello. Io durante l'epoca di Tangentopoli venni arrestato, ovviamente, essendo socialista, anticomunista, craxiano, no, voleva dire che non contavi niente, cose, fondamentalmente. Non vuol dire che contavo qualcosa. Mica arrestavano. E c'era il messaggero a fare le fotografie fuori, sapevano già tutto, cioè la cosa era... Ecco, è questo che dà fastidio, è questo. Poi il procuratore della Repubblica mi arrestò, venne a presentare un mio libro, ma questo è un altro discorso. Conquistato dalla tua cultura? No, dal fatto che mi sono comportato molto bene. Sono un prigioniero politico, nome, cognome, numero di matricola. Ho capito, beh, questa rivelazione così d'amblè mi pare abbastanza... Beh, non so, insomma, io non mi vergogno. Clamorosa, bene, bene, bravo Nino. No, io volevo invece, a parte tutto questo miliardo di commenti e tutti che sanno qualcosa e tutti che riescono a dire qualcosa, sempre molto corretti e molto politicamente corretti e molto sicuri di come si tira su un ragazzo, eccetera, eccetera, e tutto questo, facevo un salto ulteriore e andavo sui social, perché... La vera dimostrazione che qualcosa sta cambiando è proprio nell'uso dei social. Questa vicenda qua è nata e probabilmente finisce sui social. In che senso? Nel senso che è nata con un articolo, con un messaggio, poi è diventata qualcosa in un blog, poi è diventato un avviso di garanzia, poi è diventato un processo, poi è diventata una condanna, ma sempre sui social. Tra l'altro vi ricordo che un vecchio direttore, il direttore per antonomasia del quotidiano locale, faceva una rubrica, anzi in ogni articolo, inaugurazione o funerale che fosse, erano presenti, non oso pensare quanti ne purò, non oso pensare quante fotografie vennero pubblicate perché erano inquadrate da un lato e non dall'altro. Ecco, secondo me anche questo è la dimostrazione che sta cambiando tutto. Il potere, quel potere lì, non esiste più. Cioè, il social ti dimostra che si fa l'informazione è talmente liquida che non riesci più a fermarla. Bisognerebbe riflettere su queste cose. Cosa dice Cucchini? Ma io dico questo. Allora, io uso i social essenzialmente per narcisismo, però penso sempre che potrei anche farne a meno volendo. Nel senso che credo che il giudizio che noi possiamo ormai dare dopo 10 anni di Facebook e quindi qualche altro anno di Twitter, Instagram, è che non hanno migliorato la nostra società. Cioè sono uno strumento che si è rivelato deleterio, perché ha così dato visibilità allo scemo del villaggio, perché tutti hanno diritto ai loro 15 secondi di gloria, perché non sono più 15 minuti, sono l'eternità.
E soprattutto era una citazione anche questa di Warhol. Sì. Soprattutto le persone danno un'immagine, soprattutto quelli che sui social fanno un investimento, che è un'immagine che non c'entra niente con loro. Ho dato un'occhiata al profilo di uno di questi cretini, quello che pare essere il leader, no? Un profilo Twitter che presenta nella sua tagline di descrizione una frase dello stilista Valentino sull'eleganza. Allora dico, ma cosa sei tu? Uno che ha il culto dell'eleganza come Valentino o un idiota con la maglietta con scritto centro stupido? Cioè, sì, scegli in che mondo vuoi vivere sostanzialmente. Sì, però io starei ancora più sul pezzo. Il fatto che sia l'avviso di garanzia è social, la requisitoria è social, la condanna è social e la galera probabilmente, la damnatio è social. Ah, questo è vero, questo è terribile. Satta, che è il più grande proceduralista che ha avuto l'Italia. Presenti esclusi. Prego? Presenti esclusi. Ah sì, no, sì, ovviamente mi riferisco a Cucchini fra gli esclusi. No, io. Diceva che la pena è il processo. Che la pena non è, perché a parte che in Italia la pena, se proprio non vuoi andare in carcere, non la scopri. Diceva che il medium è il messaggio. Sì, e quindi quello che era il processo una volta... come si può dire, cioè Nordio che lo scrive benissimo in un libro, ma anche Satta, cioè come la addirittura Satta racconta di un tumulto durante la Rivoluzione Francese, inseguono qualcuno per ucciderlo, questo riesce a entrare in un tribunale, la corte è riunita e tutti si fermano perché c'è la sacralità. Adesso c'è la sacralità del social, cioè la pena è lì. Ma la pena non intesa come sanzione, ma come processo, il pubblico ludibrio. La paura, l'ansia, l'angoscia, alla fine non si va mai in carcere neanche fuori dai social, cioè devi ammazzare qualcuno, ma... Certo, però io ritenevo che una riflessione... Posso dire un'altra cosa come su dire, questo? Come dire, deviasse dal mainstream... Posso dire un'altra cosa su questo? Io ho avuto una zuffa su Twitter qualche settimana fa... Di quelle impossibile. Che ogni tanto mi capitano... E il tipo mi ha preso a male parole, no? Anche io ho dato un'occhiata al suo profilo e dopo 2-3 insulti ho replicato utilizzando il suo nome di battesimo. Nel momento in cui ho usato il suo nome di battesimo, il tono è cambiato. Cioè, come se lui, uscendo dal suo nick ed essendo chiamato no, Nino, Alberto, eccetera, è tornato in sé, ha riacquistato la sua dimensione quotidiana. Ho capito. Va bene, andiamo avanti. Il professor Cucchini non si azzuffa su Twitter, anzi, su Twitter ha un dialogo profondo con Gianfranco Pasquino, che è un politologo, una figura incredibile, e si sono twittati. Cosa c'era? Qual era il motivo del contendere? Il motivo del contendere è che siamo diventati una democrazia dove i governi non hanno la maggioranza. Vuole spiegare lei com'è andata? Sì. Mostriamo intanto il tweet di Pasquino che risponde a Cucchini, ormai siamo a altissimi livelli. Prego. No, beh, premesso che io, col professor Pasquino, ho una consuetudine da quando ho avuto il piacere di invitarlo tanti anni fa ormai a Pordenone per una cosa dell'università. Il tema era questo, in una ricerca di Pasquino che si chiama Capi di Governo, credo del 2005, si dimostrava come i governi scandinavi, che sono tradizionalmente governi di minoranza, per ragioni che adesso non stiamo a spiegare, fossero in realtà dei governi molto produttivi, perché quando un governo è di minoranza fatica meno a trovare un'intesa al suo interno, sui singoli problemi, perché magari sono monocolori. Dopodiché va in Parlamento, un po' negozia, un po' cede, un po' rinuncia, no? E quindi sono governi molto più efficienti dei governi con la maggioranza ampia ma multicolore, stabile. E l'ironia era, adesso vediamo se la tesi di Pasquino funziona. In realtà la tesi perché, di Pasquino, perché il nostro governo adesso è in minoranza. Ecco, perché questa signora che si chiama Alessandra Riccardi, che è una senatrice del Movimento 5 Stelle, alla faccia del, no, del vincolo di mandato... Non parente di un esimio statista locale. Che è stato intervistato qui questa sera. Eh beh, certo. Questo è il parnaso delle... Fa mancare sostanzialmente la maggioranza in Senato.
C'è da dire una cosa, era un governo di minoranza, uno dei governi più riformisti e importanti della storia della Repubblica, il governo Andreotti, cosiddetto della non sfiducia, che era un monocolore democristiano che stava in piedi solamente perché comunisti, socialisti e partiti di centro non lo mandavano a casa. Benissimo. È il governo che ha fatto l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, Cucchini, adesso parlo con Orlandi, nelle more fa anche un'altra considerazione, dice ma vedete che le donne sono, che cambiano casacca, sono portatrici, come dicono tutti, come dice il mainstream, di un'etica diversa. Lo dice ironicamente, dice, anche le donne non è che... Posso, vorrei avvalermi della facoltà di non rispondere. No, assolutamente non esiste questa in televisione. No, non posso, ecco, sì, è la vecchia, è una cosa insopportabile, no? È la stessa logica delle quote rosa, quasi che l'umanità, dal punto di vista della capacità politica, dell'impegno, della serietà, fosse divisa tra uomini e donne, no? Ci saranno caratteristiche diverse ovviamente, fisiche e psicologiche, ma ci sono tanti uomini idioti quante donne, ci sono tanti uomini capaci quante donne, e non è che perché una è priva di qualche parte del corpo maschile, del corpo del maschio, che diventa brava, o un uomo perché è maschio, è una leggenda che è stata sfatata dalle donne, mica dagli uomini. Guardiamoci, io vedo le deputate, le senatrici o le sottosegretarie o le ministre indicate dal Movimento 5 Stelle e che rappresenta, loro dicono che non rappresentano una parte del popolo ma rappresentano il popolo, ed è vero, rappresentano il popolo basso, il popolino, quello proprio, popolo, la plebe, insomma il sottoproletariato. E lì francamente c'è da inorridire. Ma lei ha contro il sottoproletariato, contro i lumpen? Il sottoproletariato non ha coscienza di classe, non ha... Non ha diritto di votare? Ma certo che ha diritto di votare in una democrazia che è una forma pessima di governo, ma escluse tutte le altre che abbiamo provato. Questo l'ho imparato, insomma. Anch'io. Così. Cosa dice Cucchini? Mi pare che dico, un po' discorso. Dico che questa cosa... io ricordo una volta un convegno in Stato di Udine dove un'oratrice disse che il potere è una parola maschile, la politica è una parola femminile, come dire che il potere è una roba cupa, triste, tipicamente gli uomini, mentre la politica, che è il regno degli alti ideali, delle cose meravigliose, ben fatte, è femminile. È una stupidaggine naturalmente, perché come dice Machiavelli, che ahimè era un uomo però di politica se ne intendeva, la politica essenzialmente è un contesto, cioè una dimensione, non è una cosa che uno esercita, impara a fare, ha le sue regole, la politica è causa propria, dice Machiavelli, cioè è causa di se stessa, e quindi è inevitabilmente chiunque la faccia è alle prese con la gloria e l'indegnità della lotta per il potere. C'è poco da dire. Regole interne sue, ma che certo, non sono quelle di altre discipline. Esatto, e non sono collegate col genere. Bene, io vi faccio vedere una foto, vi prego di commentare e poi ci salutiamo perché il tempo ormai stringe. Vedete questa foto? Basta scienza. Siamo a Firenze, Santa Croce. A Santa Croce, bellissima chiesa peraltro. C'è Machiavelli dentro, appena citato. Ah, sì, ecco, questo lì. Lo sapevo. E niente, qui c'è stata la manifestazione il cui slogan è anche Basta scienza. Beh, sì, Cucchini. Sì. No, non so cosa dire, è anche simpatico nella sua stupidità. Ma è questo il futuro che ci attende, voglio dire? Ma oddio, non è che vedo tutta questa scienza in giro, soprattutto nelle piazze, per cui mi pare che più che il futuro è il presente, è questo qua. Non lo so, Orlandi. Sarà qualche fulminato di quelli che girano. Beh, erano 4.000. 4.000, ma so, saranno amici di Pappalardo. Non è qualche fulminato. Esatto. E qui siamo nella logica di Fahrenheit 451, di Fahrenheit 451, logica, è nella noto logica, perché c'erano i libri da bruciare. E nella logica di Pol Pot, che uccideva tutti quelli che avevano gli occhiali perché leggevano, ma della logica dei falò di libri nazisti, cioè il fatto che... Dittatore cambogiano che metteva tutti c'era, i crani... C'era Sgarbi che fa tante cose condivisibili o meno, ne ha detta una. Quando era ragazzo lui andava a scuola e portava gli occhiali. Era l'unico a avere gli occhiali. E allora gli altri ragazzi
siccome era anche il più bravo della classe, cioè, non è difficile da immaginarlo, allora lui correva a casa perché gli correvano dietro e gli gridavano "Uccialina", cioè occhiali, no? È l'odio verso chissà, perché una volta l'ignorante, non in senso negativo, la persona che ignorava, che riconosceva l'autorevolezza, l'autorità di chi lo guidava. Certo. C'era nel partito di destra e di sinistra, c'erano i loro riferimenti, i Comelli, i De Gasperi a vari livelli, c'era Baracetti, Amendola, Togliatti, cioè Nenni, cioè, e lei era con me, è dalla mia parte, sbagliamo assieme quando sbagliamo, abbiamo gli stessi valori, gli stessi interessi, però lui lo riconosco, adesso no. Uno vale uno. No, non è vero, non vale più. Comunque, sulla cosa tra scienza e politica, c'è una frase di un'intervista di Piero Angela che per me chiude la questione, quando lui dice la velocità della luce non la decidi per alzata di mano. Ecco, ci sono alcune cose che sono però oggettive. La chiosa... Così come la biologia che non consente a due uomini di avere un figlio non è fascista. Ho capito, ma la questione è un'altra, cioè veniamo fuori da un periodo di pandemia che non sappiamo nemmeno se è concluso, in cui la scienza ha litigato, sì, ma si è mossa e le competenze in un certo senso sono riemerse. Beh, e si pensava che questa fosse una stagione tramontata. No, allora gli esperti in genere hanno un problema di fondo. La prima è che sono divisi in chiese. No, per cui è difficilissimo trovare un economista d'accordo con un altro, un virologo d'accordo con un altro, cioè ognuno ha un po' la sua impostazione, no? Scuole di pensiero, eccetera. E quindi diciamo magari sono più adatti a convegni che a programmi televisivi, dove a seconda del talk show che scegli hai il virologo che ti dice che il virus non esiste e quello che invece ti dice che puoi prenderlo in qualunque momento. L'altro lato è che troppo spesso esiste una connessione tra scienza magari e altri tipi di interesse. No, scienza e ricerca, scienza e farmacologia. E scienza quindi, è casa editrice. Scienza è casa editrice. Quindi lo scienziato è a tutti gli effetti un essere umano e quindi ha i limiti degli esseri umani, compreso... Io facevo un'altra osservazione, Nino, e poi ci salutiamo. Sì. Questa stagione pareva sospesa dai Novax pre-pandemia a ritorno del... No? Sì, sì. Dell'antiscienza. Sì. Che il fatto che finito il periodo della pandemia in cui tutti aspettavano il vaccino, finita la pandemia ripartono i Novax, il che vuol dire che mentre il virus Covid-19 prima o poi muore, la stupidità umana è immortale. No, quella è immortale. Benissimo. Grazie professor Marco Bucchini, grazie avvocato Nino Orlandi, ci facciamo le vacanze e poi sarà quel che sarà. E poi sarà quel che sarà. Arrivederci. A questo punto ci colleghiamo con Graziano Lorenzon, economista, esperto di digitale e anche una visione un po' complessiva della sociologia del momento, insomma. Allora, grazie di aver accettato il nostro invito. Lorenzon, le leggo una cosa di Massimo Mantellini, così introduciamo il discorso. La trasformazione digitale ha imposto se stessa a tutti noi, lo ha fatto brutalmente, senza chiedere permesso. Dall'altra parte si è trovata una classe dirigente totalmente incapace di comprenderla e governarla. Da un simile crash, fra arroganze evidenti e mediocrità manifeste, sta nascendo il futuro che lasceremo ai nostri figli. Mi pare una considerazione abbastanza, come dire, brutale. È d'accordo lei? È brutale. Sulla prima parte non sono molto d'accordo, nel senso che il digitale noi lo stiamo vivendo da ormai alcuni decenni, quindi non è una cosa che ci è arrivata all'improvviso, come ad esempio ci è arrivata la pandemia, utilizzando un po' un gergo che molti economisti e sociologi utilizzano anche in questi giorni, non è il cigno nero, era una cosa che già dalla terza rivoluzione industriale stava avanzando e che poi con i primi anni del 2000 ha avuto delle forti accelerazioni, ma e le avrà sempre di più nel futuro. Il problema vero è la seconda parte, ovvero che non siamo stati in grado di interpretare, o almeno alcune zone del mondo, e tra cui colloco anche l'Italia, non siamo stati in grado di
capire questa evoluzione e non siamo stati in grado di formulare delle proposte, delle strategie di politica industriale in grado poi di favorire questi processi e far sì che le imprese potessero trarne poi del vantaggio. Okay. Questo è il vero problema che io intravedo ancora. Ecco, senta, quando dice non siamo stati capaci, può mettere il soggetto a questa formula impersonale? Chi non è stato capace? Il privato, il pubblico? Le autorità locali, le autorità regionali, le autorità nazionali. Adesso detto così, sì, è un po' troppo generico perché in realtà ci sono, ad esempio, alcune regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, in parte anche il Veneto, hanno saputo in realtà dare degli indirizzi al territorio e quindi sono riusciti a cogliere quest'onda e quindi a cavalcare l'onda, mentre altre regioni non lo sono state. Ho capito. Senta, mentre il privato, la colpa del privato è una colpa che è un po' un peccato originale, ovvero la dimensione, dimensioni troppo piccole che non sono, spesso non sono in grado di fare gli adeguati investimenti a causa dell'incapacità finanziaria da un lato, ma anche di competenze dall'altro, nel seguire appunto questa onda. Come si intreccia la questione, questo acceleratore, la pandemia sulla tecnologia, la questione europea con lo sviluppo di una nuova modalità di lavoro, modalità di produzione, modalità di esistenza, insomma? Allora, io sono tra quelli che sostengono che la pandemia, a differenza di quanto sento dire spesso invece in questi giorni, la pandemia non ha se non una causa, quella di accelerare forse dei processi che sono già in atto. Non è la pandemia che sta cambiando il mondo, ma appunto sono le nuove tecnologie. Noi dovremmo essere in grado di utilizzare questa opportunità dovuta alla crisi per cercare di adeguare tutte le nostre competenze. Però il problema di fondo è che le competenze non nascono e non possono essere favorite dall'oggi al domani, hanno necessità di tempo perché bisogna impostare un sistema scolastico e tra l'altro il sistema scolastico nostro è quello più penalizzato in assoluto e quindi noi rischiamo anche di perdere delle generazioni nuovi dirigenti futuri perché non riusciamo a dargli la competenza necessaria. Se non partiamo dalla scuola e quindi dalla formazione, difficilmente noi riusciremo a formare i nativi digitali e allo stesso tempo gli immigrati digitali non hanno o non sono ancora in grado di governare queste nuove tecnologie senza aver paura delle tecnologie stesse. Certo. Lei è un esperto di Europa, la nuova programmazione europea da questo punto di vista dà delle opportunità, immagino di sì, e le stiamo cogliendo oppure no? Allora, per quanto riguarda la nuova programmazione che è in movimento in queste settimane, in questi mesi, Io vedo l'Italia in linea generale un po' in ritardo rispetto a quelle che sono le dinamiche. Soprattutto colgo un atteggiamento che è spinto poi forse dalla pandemia a utilizzare la strumentazione più per le questioni di emergenza che per le questioni strutturali. Quindi il problema vero comunque non sta in Europa, ma sta sempre all'interno degli stati nazionali. Ci sono opportunità, possono essere utilizzate anche con i nuovi strumenti esulano poi dalla programmazione, però che vengono messi in campo, che stanno per essere messi in campo in questi giorni. Però anche qui ci manca una strategia e quindi il vero problema rimane sempre lì. Noi siamo abituati a guardare
una programmazione di brevissimo periodo e non di lungo periodo, e noi in questo momento abbiamo necessità invece di capire dove portare il paese, dove portare la nostra regione da qui al 2030. Molto bene, l'ultima cosa che le chiedo è appunto la regione, come si sta comportando? C'è percezione di questa accelerazione che è stata indotta dal virus, oppure ci siamo arrabattati un po' e poi la tecnologia, il privato non la fa, il pubblico in Siel, insomma, come siamo messi? Sì, c'è una situazione abbastanza poco propensa a guardare positivamente il futuro, secondo me, perché in una fase pre-Covid c'era volontà di modificare un pochino quelle che erano le dinamiche anche legate all'innovazione, sempre però senza una strategia precisa di fronte. Oggi siamo più orientati, da quel che sto vedendo, chiuso tra le quattro mura di casa come quasi tutti, quello che sto vedendo è che siamo più propensi a pensare all'emergenza che a strutturare appunto delle politiche per il futuro. Non mi pare che stiamo andando verso appunto un supporto al sistema produttivo che possa domani essere utile per le nuove generazioni, quindi per dare lavoro alle nuove generazioni. Rischiamo comunque di rimanere indietro ancora una volta. L'ultimissima, poi la saluto. Il libro quando esce? Perché lei sta lavorando attorno a un libro che mi pare importante come quello precedente, su Europa, su tante cose. Quanto dobbiamo aspettare? La nuova ondata? Purtroppo ho dovuto rallentare un attimino perché sono stato coinvolto in attività formative con l'Università di Parma, che mi ha chiesto di lavorare su dei moduli di un master, tra l'altro su questi temi, quindi su sviluppo sostenibile e nuove tecnologie, che mi hanno ritardato. Io conto di chiuderlo entro l'estate a questo punto. Va bene, prima dell'ondata, quindi, mi raccomando. Senz'altro. Grazie Lorenzo, grazie alla disponibilità e buon lavoro, arrivederci. E arrivederci a voi. Proseguiamo allora con gli appuntamenti fissi, questo con il professor Aldo Durì, che ci porta alla scoperta, riscoperta delle osterie udinesi, provate evidentemente e costrette a cambiare, provate dal lockdown e costrette a cambiare per poter ritrovare gli antichi fasti. Aperte come un tempo le osterie di fuori porta. Stasera parliamo dell'osteria d'Artico. Pochi lo sanno, ma probabilmente è la più antica di Udine, perché è attestata già in un documento del 1643. Sorgeva in fondo a via Poscolle, davanti alla porta dello stesso nome, o Porta Venezia, che dir si voglia, sul canton dell'Androna di Rivis. Ed era sostanzialmente una stazione di posta dove, come lo stallo non troppo lontano da lì, dove sostavano i carrettieri, i mercanti in attesa di pagare daffio per entrare nella cinta muraria. Da quell'anno l'osteria, la locanda, cambiò tanti gestori, come è ovvio, assunse diversi nomi. Quando a causa dell'epidemia questo punto di ritrovo tutto un tratto è venuto a mancare, che cos'è successo? Sei riuscito comunque a mantenere il contatto con i tuoi clienti? Sì, 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 e come? Anzi, devo ringraziarli, perché comunque non appena siamo partiti con l'idea dei pranzi, o comunque delle cene o dei pasti in generale con i domicili, sono subito rimasti colpiti, entusiasti, hanno risposto ordinando, non per
sicuramente non per necessità, perché insomma non potendosi muovere sicuramente non avevano bisogno di ordinare per problemi di tempo o di cosa, per cui hanno probabilmente risposto positivamente per dare una mano proprio. Avevamo Federico da Artico qua che faceva asporto anche in casa ed era un amico ed era una cosa tranquilla. Nel 1838, ad esempio, si chiamava Al Leone ed a gestirla era un tale Pietro Bonetti, che fu multato il 14 giugno dai gendarmi asburgici per non aver osservato il precetto festivo ed aver consentito ai villici del contado di bere vino e giocare alle bocce nello spazio antistante il suo locale. Tu mi hai detto che hai visto addirittura della gente piangere, commuoversi, ne hai raccolto gli sfoghi, le confidenze. Vuoi dire che insomma l'osteria è un luogo di cura contro la malinconia, la solitudine, la tristezza, e che l'oste deve essere anche un po' psicologo e confessore? Ma sicuramente sì, sicuramente sì, c'è una parte di questo in questo lavoro, e comunque entri in sintonia. Poi questo è un ambiente abbastanza familiare, bene o male sono sempre le stesse persone che durante la settimana, durante il mese, durante gli anni comunque continuano a venire, per cui diciamo che quando vai a trovare la persona, anziché dirti o lanciarti i soldi dalla porta, magari ti dice: sai, non vedo i nipoti, e insomma sono situazioni che adesso mi commuovo, che sono un sensibilone. Beh, il periodo della chiusura è stato un attimino una cosa che ci ha tolto i vizi, cioè incontrarsi con la gente, stare in mezzo alla gente, abbracciare l'amico, darsi la mano, una cosa l'altra. Nel 1876, a 10 anni dall'annessione del Friuli al Regno Italico, l'osteria si chiama Il Frittolino, ma più tardi assume il nome un po' inquietante di Agonia, all'agonia, forse perché di là, da Porta Poscolle, passavano i cortei funebri diretti al vicino Camposanto di via Firenze. Il clima dell'osteria, il rito del taiut, la discussione con gli amici, vi è mancato? Ma è mancata tantissimo, tant'è vero che quando hanno... ho scoperto che Federico faceva asporto e poteva anche fornirci il caffè, però bevendolo fuori. Allora ho cominciato ad avvisare qualche amico dicendo: stasera 5:30, 6 ci troviamo dietro, ci sono i tavolini e ci facciamo portare fuori il taiuto, il caffè, parliamo un attimino, sempre stando a 1 metro di distanza, che non potendo darsi la mano, però era un qualcosa in più che ci permetteva di arrivare all'ora di cena felici. All'inizio del Novecento, negli anni 20 e 30, troviamo che l'osteria ha assunto il nome di crematorio. Crematorio perché? Perché si dice che gli operai, le maestranze della birreria Moretti venivano lì a passare il loro tempo dopo il lavoro e, trincando vino, fumavano come camini. C'è quest'idea di chiudere via Poscolle al traffico. Tu che ne pensi? È un'ottima idea e comunque anche il fatto che comunque diano l'occupazione al suolo pubblico in maniera gratuita è un'occasione per provare a, diciamo, allestire delle piccole, purtroppo siamo in centro, insomma lo spazio è quello che è, ma magari dei piccoli giardinetti dehors carini, un po', no, riparati dalle strade, può essere interessante, e speriamo che sia un modo per arrivare a incentivare le persone a venire in centro e magari a non dirigersi sempre nei soliti posti chiusi un po', no? È nel 1992 che l'osteria viene rilevata dagli attuali titolari.
sono Federico Cimenti e sua moglie Melissa, coppia mista, lui di origine carnica di Chialina di Ovaro, dove i nonni Bianchina e Vittorio gestivano il noto bar Shell, lei calabrese. E come la coppia è eterogenea, così anche la loro cucina, la loro gastronomia. E se il virus tornasse? Ci siamo comportati bene, l'abbiamo superato, lo supereremo di nuovo, sicuramente, senza ombra di dubbio. Potremmo tornare come prima, dipende solo dall'intelligenza che noi umani usiamo d'ora in poi, fino a quando c'è la movida con gente, 30-40 persone nello spazio di 5 metri, di sicuro no. E io ci spero di tornare come prima. Anche perché l'Italia è sempre rinata. Mi raccontava mio nonno che dopo la seconda guerra mondiale si sono tirati sulle maniche e hanno fatto miracoli, perché noi friulani siamo bravi. Questo programma è stato presentato da Affila Utensili in Atisone. Dal 1980 tecnologia ed esperienza nel settore dell'utensileria. A Premariacco, Udine. Info at affilautensili.com. Gianfranco Napolitano è venuto il suo momento, lui è Sfera e Vonde, credo un lontano parente di Sfera e Basta, ci propone una cosa abbastanza curiosa, nel senso che essendo lui in vacanza e credo sicuramente sotto Roma, ci ha proposto questa cosa che riguarda un fenomeno che si è verificato dopo la finale di Coppa Italia, ma viene contestualizzato nel senso che di mezzo c'è l'app Immuni che dovrebbe tracciare appunto i contagiati, i contagiosi e cose del genere, problemi anche su questo fatto, ma insomma ne hanno ricavato quest'opera che è sicuramente interessante. Ciao, come stai? Dopo tutto sto tempo sospeso, sì lo so, tu mi trovi che sto sovrappeso, ma 3 mesi del lockdown, m'han ridotto che sto down, e di queste quarantene salvo solo pranzi e cene. Se prima pensavo a babà e maccheroni, adesso m'addormo, mi sogno tamponi, se prima imploravo su dammi un bacino, adesso soltanto che scopri un vaccino, sono mesi che sogno con te la vacanza, ma dimmi a tenere una certa distanza se non c'hai l'FP2, è fernuta tra noi due, ma mo è arrivata la pinza, ti fa un check-up, se risulti positiva, niente scambi di saliva, di una sola cosa, oggi sono sicuro che se non appicci la t'appiccio uno. Ciao, come stai? Che sfaccimme con sta pandemia? Tu già lo sai, le fake news girano pure a Scampia. Io c'ho già l'applicazione, mo m'appiccio lo smartphone, mi s'è acceso il rosso vivo, ho incontrato un positivo, mi dice che ieri a Struscia Mergellina con Ciro, con Salvo e con sua cugina, che poi siamo tornati a Scampia con il bus, qualcuno di loro c'aveva un virus e mo c'ha già fatti mai, sarà stato quel figlio d'Endrochia che m'ha contagiato, non mi va più giù il calzone, ma già fa pure il tampone, ma mo fai sto backup e ti scarichi quest'app e così hai campi flegrei, vecchio virus sul Huawei, di una sola cosa oggi sono sicuro che se non appicci la t'appiccio uno. E mo che fai?
ben servito. Dici che ormai con i muri mi sono scimmunito. E che farò? Isolato, lo sai, io sto male. Ricorda un po' di quando stavo a Poggio Reale. Mi guardi, mi sfotti e mi dai tormento, dicendo che tu non farai il tracciamento. Mi dici, l'ha detto pure lo scienziato, col virus ormai si è ammosciato. Vai via con gli amici, io yamme yamme, mo chiamo De Luca con il lanciafiamme. Mi sfotti sta storia, andà a finì qua. Pericoli, pericola, e mo c'ho questa, non t'avvicina che sparo, e basta questo rap. Ha già fatto voto San Gennaro, di una sola cosa oggi son sicuro, che m'appiccio l'app e poi m'appiccio muro. Na 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 na. Ecco qua, e dopo il buon umore di Gianfranco Napolitano andiamo a chiudere, chiudiamo questo semestre di agenda che ha visto appunto una parte dedicata all'edizione limitata. Speriamo che le limitazioni passino, si va in vacanza, io ringrazio voi per l'attenzione, ma non posso non ringraziare chi mi ha aiutato moltissimo, gli indispensabili, in regia e nel montaggio, Francesco Zilli, Suleiman Cane, Gioi Lupano, Andrea Simeoni, Emanuele Sergi, se ho dimenticato qualcuno mi scuserete. A presto, arrivederci.